Fioi? Allora come state? Com'è la? Benon? Ah, Benon, siamo ufficialmente tornati in un nuovissimo video. Fai così? Anche perché di vecchi video non ne facciamo più. Come state? Bene, bene, bene. Dovete... Siamo abbronzati come te, questo significa che come fai un certo tenore di vita. Che ci sono abbronzati? Beh, sei roscio. Tu sei abbronzato tutto l'anno, sei vergognoso, lampade. Lampade. Vuoi vedere il culo, il colore della faccia? Sì. Quello è un altro discorso. Fai vedere il culo, dai. Fai vedere il culo, sei coraggio. Tu invece com'è? Peloso, come sempre. Amici, sono passati ben mostra. Sono ben passati. Cosa vuol dire sta roba? Sono passati 7 mesi dall'ultimo video di questo tipo. Ovvero. Prova a non ridere. Ovvero. Lo faresti per soldi? Lo faresti per soldi? Tu lo faresti per soldi generali? Secondo... No, dipende. Dipende? Tu lo faresti per soldi? Dipende. O eia o no? Io sì, quindi la mia risposta sarà solo ed esclusivamente. Sette mesi fa dove eravamo? Ti ho detto, vediamo se ti ricordi. A fare questo gioco? Sì. No, poco dopo, cosa è successo? È iniziato il teatro. Vedi come ti piglia i ganci? E a proposito di teatro, grazie a questa frase che ha detto casualmente Daniel Maddetta. Ragazzi, vi ricordiamo che qui sotto in descrizione trovate il link per acquistare i biglietti per esperienze DM dal vivo a teatro. Cosa basta fare? Basta ricaricare la carta, perché se è vuota non potete comprarli. Chiedete per piacere ai vostri genitori del vile denaro, specificando che il denaro è la moneta di scambio del demonio, quindi è meglio liberarsi di questi soldi, per venire a teatro, perché saremo dove? In tutta Italia. Tutta Italia, tipo dove? Sardegna, Cagliari e Sassari. Solo quella, sai, incredibile. Aspetta, sto andando in ordine. Sì, da dove è iniziato? Dalla Sardegna, da aprile è iniziato. Dalla Sardegna, poi? Sicilia, Catania, Palermo. Puglia, Lecce, Taranto. Campania, Napoli. Allora, Madonna, tutte le memorie. Sì, le ho fatte io. Napoli e forse altre due date che ancora... Vabbè, comunque più o meno ogni regione tranne la Valle d'Aosta, perché lo sappiamo benissimo che a nessuno frega un cazzo della Valle d'Aosta. Manco dov'è la Valle d'Aosta? Però partiamo in ordine cronologico, perché ormai manca meno di un mese. Partiamo da Monte Catini Terme, da Aprilia, che è in provincia di Roma. Poi facciamo Ferrara, che già è sold out, quindi non compare i biglietti per Ferrara. Ma cioè, vi rubo la frase, dite di solito. Ditemi, indicate 3 motivi. Per venire? Allora, intanto sarà lo spettacolo più bello della vostra vita. Avrete la possibilità di vederci comodamente selduti. Selduti? Su delle poltrone. Cioè, capisci? Non è che vedi in discoteca così ti sfrantumazzo tutta la casa, tu suonato un briaga, tu nuova casa, fai una patente. No! Teatro, ben seduti in poltrona. E terzo, dillo tu! Terzo, ma non meno importante. Forse i 3 motivi non li raggiungiamo, ma ne bastano 2. Esatto, 2 ottimi motivi e 1. Il terzo lo lasciamo a libera interpretazione. Esatto. Voi ci direte quale sarà il vostro terzo motivo. Magari che venite, mettete a fare 2 storie, a farvi capire Alex pure che andate al teatro, queste persone. Alex. Dada magari vi risponde alla storia, la sera stessa dormiremo lì, quindi Dada sarà a disposizione. Eh sì. Con 40 litri d'acqua che nemmeno. Ovviamente, ragazzi, vi ribadiamo questa cosa: che non ci sono limiti d'età, non bisogna essere per forza maggiorenni, anche se. Basta chiederlo, posso dirlo? Basta chiederlo. Basta non basta chiederlo. Cioè, basta! Ah! L'avevi posta in un'altra. Scusa. Basta, avete rotto i coglioni! Ogni giorno riceviamo un messaggio. No, sai perché? Perché ho visto che su Ticket One c'è scritto grosso così, la visione è consigliata. Consigliata, italiano, consigliata. Vuol dire che se avete 18 anni va bene, se non ne avete va bene comunque, quindi venite. Se avete 15-16 anni comunque dite le parolacce, venite. Anche se avete 8 anni e dite le parolacce, venite. Anche se siete in fase embrionale, c'è un progetto su di voi da qui a 9 mesi che vedete il mondo, iniziate a comprare i biglietti. Possiamo iniziare con questo video? Sì. No. Sì, 2 su 3, quindi iniziamo. Vado, vale, gol. Oh, avevo 3, 7, 8, 9, 10, parte Awe, no, Ricky, Awe e io. Buttiamo le cose e facciamo. Dai, okay. Si parte da me così si conta. Sì, questo in Salabim. Simsalabim. Che bassi i numeri. Conosciamo solo il 3, 2, 1? 6. 6.
1, 2, 3, 4, 5, 6. È peggio. È peggio dopo. Perché tu adesso puoi dire qualsiasi cosa. Sì, poi hai meno, hai meno idee dopo. È vero, fidati. Mica mi faccio influenzare dalle vostre cose. Allora. Giuriamo. Una confusione di format. Lo faresti per soldi? Allora, sareste disposti a perdere la memoria, la vostra memoria, degli ultimi 6 anni? Cazzo, tanto. Quindi, per... quindi... Bella questa, eh? Quindi ne va in mezzo la nostra amicizia. Ah, è come se non ci conoscessimo più. Fai conto che io te è come se ci vedessimo il primo giorno a calcio. Allora un po' più di vabbè. Vabbè dai, sei vabbè, vabbè, comunque anni. È tanto, sì. Dai. E tutto quello ambito lavorativo, amore. Tutti, dimentichi tutto quello che è successo. Gli ultimi sei anni. Per... Attenzione, perché qua è importante. Sì, per 1 milione di euro. Non mi ricordo la domanda. Saresti disposto a lanciarti da un ponte... Hai capito la battuta? Lui l'ha fatta in questo. Hai capito? Infatti, siccome non la sapevo, gli ho fatto l'altro. Non capito. Io sono l'unico che non ha capito quel cazzo. Pronti a rispondere? Oh. 1 milione di euro è poco. Ma per voi è poco. Ma che... Ma cosa? Ma vai, stai... Ma adesso... Attenti, no, vabbè, sei imbarazzato. No, ragazzi, con questi non si può giocare. Ma come fai a dire con 1 milione di euro? Cose che poi la gente ha dimenticato e dice, tu sei preso di offrirmi da bere. Così è. Forse alzo la... Oh, devi rispondere. Dove vai? Mi stavo mettendo comodo. Di spalle, vabbè, vabbè. Oh, ma metti giù sta gamba, stai qua, dove stai? Ma chi ti credi di essere? No, 1 milione, Alfonso Signorini. 1 milione è poco, devo alzare. Per... No, 1 milione è tantissimo, da non, dire, non diresti mai tu sì, per 1 milione, perché sai benissimo che li fai in circa 8-9 mesi. Sì, vabbè, tua mamma li fai in 9 mesi. Dai, oh, 1 milione è tanto, un milione da un giorno all'altro è tantissimo. Certo, ovvio. Vai, pronti a rispondere? Certo. 3, 2, 1... Vai! Ma perché? Perché 1 milione non valgono tutte le emozioni che ho provato in tutti 6 anni. Ma vaffanculo! L'hai detto anche con la voce un po' rotta, tipo... Tutte le emozioni che domani, che bello! Io sono un tipo molto emotivo. Molto emotivo. Cazzo, è bello! Cavolo! Voi perché no? Ma come l'hai detto? Dopo questa risposta non tutto quello tu, che... Tu, Simo? Perché credo che... cioè, io la mia più grande paura è vivere una vita intera e poi avere l'Alzheimer. Sai che c'è tipo un tasso di percentuale elevatissimo di persone che poi contraggono l'Alzheimer. Pensa a vivere una vita intera e poi ti dimentichi tutto. È come se non avessi mai vissuto. Quindi dici che già affronteresti il problema probabilmente sì, in futuro? Non è che affronterò molto. No, probabilmente. Hai detto un tasso altissimo. La no, stessa, Sì, questo sì. Tipo 5 persone su 4. Però è anche il motivo per il quale a me piace documentare tutto con il canale YouTube, cioè, capito, tu fai video su YouTube a 40 anni, che tu ne avrai ormai 60, no, di più, sì, pensando una casa, capito, puoi rivivere la tua vita poi in maniera cronologica, quindi è una cosa, la memoria per la quale mi batterei. Ma c'è una cifra al quale sei stavo per dire anch'io, cioè, avete una cifra per il quale sareste disposti, se ti dico 50 milioni... No, giuro su Dio, la memoria non me la dovete toccare. Non lo so, lì dovrei valutare. 5 anni. Però capito, non ti ricordo manco 2 anni. 5 anni in 50. Casino. Vabbè, in qualche modo ce la fa, con 50 milioni qualcuno mi saprà dare un... Però metti caso, hai perso la memoria. Io per 2 motivi in realtà con questa cifra non accetto. Uno è che comunque gli ultimi 6 anni della mia vita li reputo importanti. Okay. Magari se me lo chiedevi in altri... Cioè, dici, tipo, hai vissuto un trauma in questi 6 anni, pur di dimenticarlo. Esatto, magari mi succedeva qualcosa di brutto, pur dimenticarlo sarei stato disposto. Uno. E due, in 6 anni... posso fare più di 1 milione di euro tramite il lavoro. È sempre questo, cioè, è sempre una butta sull'emotivo, una sulle magie, l'altro sempre su 9 mesi. 9 mesi. No, vabbè, ma che cosa? Ma 9 mesi te la sei inventata tu, 9 mesi. Gabri, metti qui il fatturato. No, Gabri. Riccardo. Fai sai scendere sta tendina qui al fatturato. Capito? Capito. Quindi. Quindi ho sbagliato i soldi. Dovevi alzare un po' i soldi. Bravi tutti. Sì, ma avrebbe rifiutato. Fai 2 proposte, una per me e una per Riccardo la prossima volta.
Cambio! Vai! Oh, bella questa della memoria. Dillo in spagnolo. E se, aspetta un attimo. Oh, oh, attenzione. Forse ho esagerato con gli anni. Avessi detto un anno o due, bello, sarebbe stato diverso. Sì, certo. Che vabbè, prossimo giro. Sì, prossimo giro vi faccio la stessa domanda, però dico... Con più soldi e meno anni. Lo assereste per dinero? Oh! Cosa sei preparata? Assereste? Che vuol dire? Assereste? Lo assarire... Lo assarireste, per soldi. Allora, sareste disposti... Sì. ...ad andarvene via senza salutare nessuno? Nessuno? Cioè, non hai la possibilità di salutare i tuoi genitori, i tuoi amici? Ok. Per 1 miliardo di euro? Ma andare via dove? Via per sempre, in qualsiasi posto, basta che non incontri nessuno che conosci. Solo salutarli o non li posso più vedere? No, non li puoi più. Ok. Solo salutare, che senso ha? Non li saluto, poi il giorno dopo lo chiamo. Allora, che cazzo vuol dire? Tanto c'hai 1 miliardo di euro, che gioco è? Lo voglio. No, sareste disposti ad andare via per sempre, quindi senza... Gli altri non sanno neanche perché ve ne siete andati, non potete nemmeno dirlo. È come praticamente inscenare la tua ipotetica morte. Esatto, è come scomparire... Come ha fatto Michael Jackson, ha preso 1 miliardo, zitto in mosca, e se è andato. E se è andato. Lo fareste? Ok. Da chi? Volete rispondere? Aspetta, non c'ho ancora... Pensate bene. Per sempre, non ho detto per 10 anni, per certo. Sempre. 3, ce l'hai la risposta? 2, 1. Oh, oggi cos'è? Oggi, spero che sta per parlare il Dalai Dadda. Vai? Perché no? Perché no? Ti spiega. Perché non? Sono tanti 1 miliardo di euro. Però? Però non ne vale la pena. Per quel motivo. Posso dire una risposta normale? No, devi spiegare! Sei sempre profondo. No, non devi essere profondo, spiega che cosa ti mancherebbe. Cioè... Tutto, mi mancherebbero i miei cari, gli amici, il mio lavoro, la mia vita, tutto. Però potresti ricostruirti una vita da qualsiasi altra parte, Sì, ma 35 anni non ne vale la pena. La Madonna, quanti ne hai? Sei tanto! Non puoi passare da questi picchi di positività a questa perché roba. Non è che mi stai dicendo, vai in America, ricomincia una nuova vita, però... Hai comunque i cari, li senti. Quello è un'altra cosa, un'altra circostanza. Capito, ma tu mi dici, cancella i tuoi 35 anni e riparti con 1 miliardo dall'altra parte del mondo? No. Va bene. Sarebbe però come morire per ripartire. È un nuovo livello del tuo videogioco, hai cambiato personaggio, c'hai una nuova skin. Perché mi state contraddicendo che anche voi avete detto no? E tu perché no? Non ero convintissimo. Perché da una parte c'è sempre quella cosa di dire, ho fatto 27 anni vivendo così, siccome di vita ce n'è una a disposizione, fammi vivere quante più vite possibili. Poi dall'altro c'è sempre la roba che dici, che fai? Ormai non avvisi tua madre. Come fai? Prova a pensare. Infatti a me darebbe solo fastidio, veramente fastidio, il fatto di non poter avvisare. Cioè, se io potessi avvisare, lo farei. Però solo la mia famiglia. No, però poi non puoi più vederla comunque. Però è una cosa che farei solo, cioè che avrei della remo e rene nei confronti solo della mia famiglia. Se non dovessi avvisare, che ne so, voi lo farei. Grazie! Ci sta. Vabbè, cioè, su quel punto di vista sì. Ah, ok, ci sta. Permetti che mia madre sia più importante di voi. Certo. Ma fino a un certo punto. Tu? No, ho detto, mi darebbe fastidio il fatto che gli altri potrebbero pensare qualsiasi cosa di me e penserebbero sicuramente male che mi sono scomparso nel nulla. Farebbero bene pensare male, perché sarei scomparso per 1 miliardo di euro. Ah, ma proprio cioè, tipo che mandano le tue foto su chi l'ha visto, però. Sì, proprio. Non loro non sanno più niente, capito? Capito, faresti vivere. Però se avessi la possibilità di dire, ragazzi, mamma, papà, guardate, mi hanno dato 1 miliardo di euro, questa possibilità, vado, purtroppo non ci vediamo più. E lo faresti? Sì. Tu sei proprio mangiato dal denaro. No, io nemmeno in quel caso farei. Ma sei fuori. No, zio. Ah, stai cambiando idea, quindi. Prima eri dalla mia parte, ti ricordo. Cioè, tu un attimo fa eri dalla mia parte. Cioè, tu saluteresti mamma, rinunciando poi ogni giorno al suo buongiorno, la buonanotte, tutti quei messaggi. Ci sono evenienze nella vita, non per soldi, che succedono queste cose. Una persona è costretta ad affrontare. Quello è un altro punto. Capito. Se mi chiedi di decidere, perché poi 1 miliardo, cosa fai lì? Lì sai cosa faccio con 1 miliardo, seguimi che ti faccio vedere.
Anzi, se da casa c'è qualcuno ben disposto a offrirci un miliardo per metterci davanti a questa scelta, Mr. Beast, dico non a caso, fateci sapere. Sì, facciamo un po' reali. Fateci sapere. Fateci sapere. Hi, Mr. Beast. Hi, Mr. Beast. Mr. Beats, cos'è, il capo della Beats? Delle cuffie. Allora, stavo parlando di lui. Smettila con quel sifone che hai. Oh. Ma dove la cacciare l'acqua? Quell'acqua hai rotto, dove ce l'hai in tasca? Quella che usa le piante dietro, un po' le piante e poi lui. Cambio! Non ho pensato a niente in effetti. Quindi lo faresti per soldi prima? In che lingua? In napoletano. Francese. Vuole bucci avec moi? Bravo! Tranquillo, abbiamo tutto il tempo che vuoi. Poi iniziare a pensare. Ne migliaia. Cioè, puoi dire quello che vuoi, ma ricordati solo che questo video è senza tagli. Morireste. Ah, inizia proprio così. Saresti disposti a morire? Morireste domani? Quindi fa esattamente 24 ore. Anche meno, domani. Anche meno. Alle 3 e mezza. Ah, ok. Alle 15:30 di domani. Ok. No, alle 15:30 non so se riesco. Ci sono davvero. Per salvaguardare la vita della persona alla quale voi volete più bene. Non ha senso sta domanda perché me lo stai facendo far per soldi. Però io muoio, che gioco è? Ha cambiato il format! Ha cambiato così! Oh. Ma poi come hai posto? Accetto, mi dai soldi domani muoio, bello! Vuoi fare un video da solo, senza di noi? Quel però, quei soldi vanno per te, vanno poi alla persona che è più cara. Pure! Vabbè, però che ne so, non magari so, la persona che vuoi più bene, che ne so, è tua madre, però a tua madre gli dai una piotta e mezza. E io muoio, ma anche no. Poi gli dai un miliardo a tua mamma, io papà. Sei sicuro che questa è la tua domanda? O vuoi rifarla? Cioè, ti diamo questa possibilità. Latino o no? No, era quello lì il concetto, però non so come renderla buona, perché alla fine vedi, se muori poi non ci puoi mettere il denaro in mezzo. Fa proprio schifo rifarla. Ah, però vabbè, un argomento scottante, vabbè. Vabbè. Perché gli altri no, invece? No, questa è molto di attualità. Ok. Ah sì? Che ce lo blurrano o...? Non lo so, vediamo. Ok. Per 10 milioni di euro convertibili, poi credo arrivare in America il dollaro comunque convertito, cioè comunque 10 milioni di dollari. Ok. Ok. Un valuta variabile. Partecipereste ad una guerra come soldato? Una guerra di 3 anni. Ma per la mia patria? Certo. Devo per Pordenone. Tu per Sicilia, io per Pordenone, tu per Napoli. Tu per Cagliari, tu per dipendere la Sardegna. Per l'Italia, per l'Italia. Bella per l'Italia, l'Italia, bella questa. Però, precisando il fatto che io non so minimamente come si è fatta la guerra. Io sì, invece. Sei stato? No, era ironico. Ah. Oggi male con i toni delle frasi poi. 3, 2, 1. 3 soldati arruolati. Pronti per partire al fronte. Perché? Io sì, perché... Ovviamente, scusa se ti interrompo, sì. Scrivete anche voi se queste cose che stiamo dicendo... Le avreste fatte o meno, ovviamente per la cifra. Però commentate utilizzando il vostro dialetto. Sarà un casino, ma provateci qui sotto nei commenti. Perché io a 18 anni avrei voluto fare, sai che c'era una volta l'obbligo? La leva militare, quella obbligatoria. L'hanno levata da mezzo. Come? L'hanno levata poi. Sì. Sì, sì, levata, leva. Non mi sembrava molto convinto. E quindi quando l'hanno tolta, che era una settimana prima che io dovessi farla, la Madonna! No, volevo incredibile il conto a settimana questo, prima! Volevo un contatto tipo podcast, capito? Okay. Una settimana prima. Tipo Michele Morrone. Sì, esatto. E che sguardo è? La Michele Morrone. Oh, rispondi, cosa c'è? Ho detto sì, mi sarebbe piaciuto fare la leva militare, quindi ero molto affascinato da quell'anno ipotetico di... Sì, ma qua ti stanno dicendo 3 anni, volevo farne uno, figurati 3. Sì, ma se fai la leva militare non è detto no. Che ti mandino in guerra. Ovvio. Cioè dipende poi da guerra... No, io la domanda no, è se faresti la leva militare, se andessi in guerra come soldato. La mia risposta, guarda che si mi agita oggi.
la mia risposta era volevo far la leva, quindi a maggior ragione farai 3 anni di guerra. Però ci metti caso poi, sai, tipo dei, come i barbari, tipo schieramento da una parte, schieramento dall'altro, te parti. Tipo quelle cose, vai a rischiare la vita poi. Sì. Cioè tu potresti beccarti una pallottola in piedi di petto. In piedi di petto? Come il padre di Pierino? Che è stato sparato al petto. No, non lo farei, lo farei. No. Io ma anche di Pinocchio. Senza i 10, anche se mi davi 100.000 euro l'avrei fatto. 100.000 euro 3 anni in guerra, ma sei pazzo! 3 anni in guerra, sai, no. sai come torno? Quando... Io accetterei. Accetterei, ma penso che sia un incubo andare in guerra anche per 10 milioni. Cioè, ti dico, vabbè, sono 10 milioni, rischiamocela. Sono 3 anni, rischiamocela. Però so che poi quando sarei lì probabilmente mi pentirei della scelta. Sì. Poi inizia a urlare come. Ma chi è? La bunker, la gente non sente gli spari. Chi è? E chi è in guerra urlo, chi è? Sì, Non è che c'è sempre data nel tuo no, anche io. Lui è quello stronzo che ha accettato per 100.000 euro. Tu? No, perché... Sì o no? Ah sì, sì, hai detto. Sì, perché, non so... A me piacerebbe fare due cose, a me il carcere e prendere parte a... Cioè, vorresti sperimentare questa cosa nella tua vita, almeno sì, una volta. Sì, vedi i nonni che dicono, questa cosa qui mi ha cambiato totalmente. Cioè, inizi a vedere anche la vita da un altro punto di vista, avendo davanti a te a mezzogiorno un'ipotetica... Ah, quindi, cioè, sta diventando una questione morale la tua, 10 milioni come se non fossero messi sul piatto. Io non ho pensato i soldi qua. Questo è uno che ha pensato al bidenaro. Ma ragazzi, stiamo parlando della guerra, sto mettendo a rischio la mia vita, perché non ci dovrebbe essere... Cioè, i soldi, ma si chiamano, faresti per soldi. C'è la patria, c'è l'onore, ho capito, cioè... ma i soldati, quelli che vanno veramente in missione, lo fanno anche perché ci sono delle buone fuoriuscite. Sì, ma sarà forse una cifra che ho detto io. Cosa? 50... Il totale di 3 anni. 40-50 mila euro a guerra, a missione più o meno. Poi comunque per me la patria è tutto. Sì, è arrivato! Io sono molto appunto, patriottico. Per quello ti ho detto, 100.000 euro più o meno, sì, una ipotetica somma. Comunque potresti perdere la vita. Ma io lo farei. Sì, però conta che loro sono... Solo a petto nudo. No, tu non sei allenato per quelle robe. Tu lo dici. Adesso, per la guerra, loro è da anni magari che studiano e poi decidono di farlo. Che studiano, che imparano, voglio dire. Tu dal nulla, 100.000 euro sul piatto. Senza neanche armi. Va col borsello e i tacchi. Detto sinceramente, senti di vivere un po' una sorta di guerra con te stesso. Per 100.000 euro sei disposto a vivere una guerra con te stesso per 3 anni? No, quello no. Quello no. Ah, quello no. Sei fuori. Ma dai, campo di battaglia delle bombe, le cose. Sì. Guardate che la mente è la cosa più pericolosa che ci sia. Ho capito, voglio vedere. Tu mi stai dicendo di fare una guerra con me stesso, quindi. Certo, ansia, attacchi di panico, certo. Depressione. Sì, certo. No. Più che altro piuttosto che essere in un campo di battaglia. No, andare in guerra. Ma se hai soldati, dopo la guerra viene il trauma di essere stato in guerra. Perché non sono. Nei flashback che hai fatto. Sì, anche in America. Piuttosto tu faresti 3 anni di... Certo, assolutamente sì, ma stai scherzando? Sì. A me sono a casa mia comunque con un attacco di panico, no, piuttosto che essere... No, non sai cos'è tu, la depressione. Ma zio, ma stai parlando della guerra, non c'entra. Ma tu sai cos'è la guerra? No. E allora, come fai a compararli? Guerra, ma... cioè... io preferirei quello. Posso dire quel cazzo che voglio o che cosa? Ragazzi, scrivete qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Cioè... la gente si ammazza perché va fuori di testa. Ho capito, ma cosa vuol dire? Lì sei in un campo di combattimento per 3 anni di seguito. Va bene, almeno me la gioco. Cioè, posso... avrò una... almeno me la gioco. Lasciamo stare questo argomento, che è meglio, se no vengono fuori litigi qua. Cambio! Questo è un po' più... ah. Vabbè, può essere anche un po' più... sì, è meglio smorzare un po' l'entusiasmo, sì, dopo quella di prima. Questo è più un viaggio con te stesso. Ok. Ok. Una cosa introspettiva. Vai. Allora. Io ce l'ho già la mia dopo. Fareste, stareste. Stareste. E quindi fareste. Insieme. Insieme. Fareste slash. E... stareste in una barca un anno, quindi facendo il giro del mondo attraversando... quindi è una cosa bellissima.
No, una barca, quelle da... quelle piccole, tipo, non so come dire. Di legno, una palafitta, una zattera. Un kayak. No, un kayak. Un kayak. Sai quando fanno le attraversate? Le attraversate comunque hanno la cuccia, la, sì, la barca vela. Sì, una barca vela piccola. La... dimmi il nome tecnico. Catamarano. Ah, tipo, bravo. Tipo catamarano. Piccolino, però, piccolo, per una persona, eccetera. Quindi un anno di attraversata con tutti i viveri sopra. Sì. Siete solo voi, o i gabbiani se arrivano, non lo so. Con quelle robe là. Un dettaglio, anzi. Per quanto? Se fai finire la by motion. Sì, un anno così. E, per... aspetta, ma se puoi scendere dalla barca? No, non devi stare un anno sulla barca. Posso farmi il bagno almeno? Certo. Ah, ok. Però devi affrontare tempesta. Sì, tutto quello che vi va. Squali. No, squali sei sulla barca. Sì, va bene. Se sei piccola, se ti attaccano. Gli squali. Se ti attaccano. Perché scherzo di film è quelli che ho pensato gli squali sulla barca? Eh? Per. Qua devi stare basso, però. Sì, per. 400.000 euro. Ma da quello si passa. 500.000 euro, mezzo milione. Mezzo milione di euro? Sì. 500.000. Però con voi queste domande non valgono, perché cioè, uno se li avete già sul conto. Ma non è vero. Mezzo milione. Dai, rispondiamo. Pronti? 3, 2, 1. Finalmente abbiamo risposto in maniera diversa. Voglio sentire le vostre risposte. Ma io ho fatto prima la domanda, quindi rispondete voi. No, è bello, adesso fate il contrario. Il tuo sì che attesta la verità. No, rispondi prima tu, poi arrivo. Lui non corrisponde perché è ancora in guerra, sta finendo l'ultimo anno. Esatto. Vai, Ricky. No, perché... se uno sei un caca sotto, prima cosa. Insultato. Ragazzi, voi, cioè, guarda che un anno da solo, una roba del genere, tu impazzisci. Soprattutto perché tu a 360 gradi vedi solo acqua. Mare, sì. Vedi acqua, non hai punti di riferimento, non hai più un senso, non sai più qual è il nord, il sud, l'est o l'ovest, non sai più niente, non è che cammini sulla costa, ti vedi questa è la costa della Puglia, sta là, no, stai al centro del mare. Lì... tra tutte le coste che potevano nominare. Io ho fatto 3 mesi su un'isola deserta, sono uscito folle, sono uscito, pensa, e in compagnia di altre persone. Però qui avresti tutti i viveri. Però qui non avresti la materia prima per non impazzire l'umanità. No, ma hai la possibilità di comunicare con i tuoi cari. Mezzo al mare che tu piglia. No, è come fa la gente che viaggia. Non siete cari. Ma non per un anno in mezzo al mare. Eh? Cioè, un anno in mezzo al mare. Per antonomasia l'oceano non c'è connessione. Oh, sai che quelli vanno in mezzo al mare e non c'è stato più in mezzo. Dipende se c'hai i satelliti. Ma scusa, quando prendi la croce. Vabbè, però tu me la metti nella condizione che hai la possibilità di sentire. Certo, di sentire i tuoi cari. Hai anche la TV, eh? No, dico. Ah, perché qua sei a casa, sì, tua, ma in mezzo al mare. Hai la TV, ti guardi la TV, cioè hai comunque il contatto col mondo esterno, però sei da solo. Se avessi la possibilità che a 360 gradi ci fosse un qualcosa, che so, anche un atollo della spiaggia, della natura, del verde, della roba, direi di sì. Mezzo al mare, più totale, no. Una volta al mese ti faccio scendere in spiaggia 3 ore. No. Guarda, che state barattando. No. Io qua ho risposto al di là dei soldi, vi dico sinceramente. Mi piacerebbe più l'esperienza. Sì, è la prima volta che non rispondo al di là dei soldi. Sì. Perché mi piacerebbe proprio l'esperienza, cioè comunque è un'esperienza che mi insegnerebbe. Non so se in positivo o negativo, quello si vedrà, però è un'esperienza che mi cambierebbe la vita. E tipo non ti faresti la barba? Sì. No, puoi farlo, hai tutti i comfort. Ma che cazzo mi faccio la barba? Sto lì da solo, che me frega. Vabbè, però magari per vivere a pieno l'esperienza. Per essere proprio un vile naufrago a tutti gli effetti. No, non me la farei infatti. Mi farei crescere i capelli e la barba, poi un anno è un anno comunque. Sì. Sto lì, comunque... Impari a navigare. Impari a navigare, c'ho 400.000 euro che comunque mi arrivano, bene o male che vada. Anzi, tu sai cosa farebbe? Cosa farei? Arreccherebbe tutto. Registrerei tutto, creerei una serie lunghissima, cioè avrei video per un anno, uno al giorno. No, ma succede sempre la stessa cosa, poi succede un giorno. Sì, un giorno c'è la tempesta. Unica cosa però... Ma che non è una cosa bella, un giorno c'è la tempesta, avrei paura della monotonia, sicuramente quello. Sarebbe un loop continuo, cioè magari il primo mese passa, poi quando sei a metà secondo me lì ti viene da sboccare. Poi il mal di mare, roba. Tu? Sì. Lo faresti perché? Sì, perché mi piacerebbe come...
Però tu ci hai messo già in una condizione agevolata, non ci hai detto che dobbiamo pescare, fare. No, infatti. Quindi stai fermo lì. Appunto, è anche peggio, perché se almeno li pescassi, avresti la mente occupata. Il minimo. Non dovresti pensare a niente. È una pescata. No, ma io cioè, abbiamo tutti i viveri, comunque noi ci mettiamo a pescare e rischiamo la vita nell'oceano. Se vuoi farlo come hobby. Ma tu lo faresti anche per un discorso di abbronzatura? Cazzo. Lui solo per quello. Poi tornerebbe e scriverebbe un libro. Ma poi un anno è tanto, perché se hai detto 80 giorni, ti dico un attimo, cioè, ma un anno. Un anno e tanto. 65 giorni. Esagerato. Ma hai fatto bene la gelata. 5 mesi, cioè, la metà? No. Non avresti La metà subito. E secondo me queste risposte sono valide finché non si provano realmente l'esperienza. Okay. Quando ti trovi lì dici, che cazzo ho fatto? Io lì nella barca che bestemmio, tu lì che bestemmi in guerra. Tu che non hai salutato i tuoi cari. Penso della mia madre. Cambio! Tu hai fatto la domanda? Sì. La domanda più bella secondo me degli ultimi 7 mesi. Alla Madonna. Che mi è stata mai posta. È la Madonna. Addirittura. O era ironico? No, sono serio. Sai quanti discorsi inutili affrontiamo noi con la monotonia del libro narrato? Padre? Questo è difficile, ragazzi, vi metto del grado. Hai difficoltà proprio, cazzo, vai. Basta dai due, ci metti. Stiamo alzando di bello. Saresti disposti ad eliminare dalla faccia della terra 3 3. E in cambio avrete 10 miliardi di euro, dei quali 5 vi rimangono a voi e 5 li potete utilizzare per risanare la povertà in qualche paese dell'Africa. Che stronzo direbbe di no. Devi uccidere quelle 3 persone. Sì, ovvio. Ucciderei io. Saresti tu a disposizione. Ma l'altra volta mi hai detto di no per sta roba. Sono comunque persone che meritano. Un attimo fa hai detto sì a mani nude. Sì. E adesso? Sto dicendo, sono comunque persone che meritano. Ma abbiamo già fatto domande del genere. Simile, non era proprio così. Io penso che la motiveranno ancora allo stesso modo. Non avete ancora risposto. Appunto. Cioè, voi dovete prendere, andare a queste 3 persone e in cambio avrete quello che vi ho detto. Ma tu hai delle ripercussioni di legge? No. O ma devo scansare? No, l'unica ripercussione che puoi avere è la tua coscienza al massimo. Io ho dei soldi, ma l'altra parte del denaro posso utilizzare per cause belle. 5 miliardi tu, 5 miliardi risani in parte la povertà di qualche paese e più africano e più hai tolto e in più, come se fosse un plus. Vediamo anche. E in più però sei costretto a togliere la vita a 3 persone che si sono rivelate dei così. Lo dispone? Sì. Non è semplice. No. Che devo io, ma in che modo? Puoi scegliere te quello, qua almeno ti lascio libertà. Anzi, lo facciamo dire se vuoi. Posso anche, tipo, decidere che muoiono da soli? Come fai a decidere che adesso? In un incidente in macchina. No, adesso. Io con le mie mani. Domani, sì. 3, 2, 1. Cioè... All'inizio eravate voi due, quelli che dovevano dire di sì, alla fine mi sono ritrovato io, da solo, vedete che ti vedo pentito. Avevo iniziato la frase dicendo sì a mani nude. No, allora, è quello che meriterebbero. Però? Però è troppo forte come cosa, uccidere per questo, cioè. Secondo me nessuno merita la morte. Quello sono morte. Morte. Per me tutti. Che una cosa del genere non tocca a te. Però? No, allora, se una cosa del genere dovesse toccare a te, preferiresti che questo vile verme in un attimo risolverebbe tutti i costi perché con la morte lui sta dall'altra parte e chissà dove cazzo sta, o che per il resto della sua vita non faccia altro che pensare, stare male, quindi lo chiudi, che cazzo ne so, sai, tipo quando... In isolamento, quelle cose. Esatto, in isolamento lo metti in 4 muri a bianco, lasci la impazzì. Lì avresti la tua vendetta, sapendo che quella persona che ha fatto del male a quella persona che avrà delle ripercussioni per anni continuerà a soffrire ogni giorno. Tu sei io, dove togli dal cazzo, che fai un favore, secondo me. Lo penso così. Tu preferiresti... staccarli. Però sarebbero comunque ancora in vita. Però piscia dalle orecchie. Ma quella non è quella la domanda, stiamo cambiando domanda. Le cose non si possono toccare. Già è un tema delicato. Poi, perché? Ma perché è facile parlare quando vieni chiamato in causa. Quando non vieni o quando vieni? Quando non vieni chiamato in causa. Ma infatti io lo farei anche se non sono chiamato in causa. Bravo,
È una cosa giusta, come ho detto, sarebbero da... Comunque da farle più bene. Però si conta uno dei 10 comandamenti. Anzi, primo, il terzo comandamento. Non uccide. Ah, allora. Hai ragione. Quindi produceresti le pene dell'inferno. Ma sto cercando di fare il cambiare idea con la dottrina cristiana. No, però lui essendo comunque un uomo però, di fede, ragazzi, essendo un uomo di fede, andresti incontro a quelli che dovrebbero essere. Però io vi ho detto anche che c'hai 5 miliardi da usare per i bambini. Sì, ho capito, però tutto il pianeta, ogni giorno, apri YouTube e parte a pubblicare, ci stanno già quelli che stanno aiutando l'Africa, per carità di Dio. Cioè, non è che... vai a un posto che non c'è mai stato niente, per la prima volta sei tu il primo che ci metti 3 euro, dici vabbè. Sì, ma non stai togliendo la vita delle persone normali che non hanno fatto niente. Quello sarebbe stato un problema. Per me, se gli togli la vita, gli fai un favore a questi. Per me dovrebbero soffrire. Per me nessuno dovrebbe essere ucciso. Soffrire si uccide, no? Ma tanto tu dici sì, saresti, riusciresti veramente a farlo? Certo. E come? Seguitemi. Come faresti? Sì? Dove? Nel cuore, in pieno petto. Come il padre di Pinocchio. E poi non ti senti in colpa? No, sinceramente no. Sai che solo per quello che sono. Magari lì poi vivrei dei traumi incredibili dopo. Però... Tu ogni sera vai a letto con la consapevolezza di aver ucciso 3 persone. Non mi interessa. Hanno rovinato la vita di altre persone. Bravo, è quello che ho detto io. Solo per quel motivo lì lo farei. Non fai più niente. Scusa. Solo che poi la sera non basterebbe più la melatonina per addormentarmi. Vabbè, lì... Ma dovrei... La melatonina... Dovrei la pasticchetta così piccola ti fa passare di mente. Una melatonina. Non basterebbe più, ho detto. Ma basta, abbiamo finito. Io lo farei, tu no e tu no, basta. Ragazzi, se mai vi dovesse servire qualcuno... Ricordatevi di chi non ucciderebbe voi. Contate su di me. Ultima. Ultimo, Simo? Ultima, ma non ultima in ordine cronologico. Cambio. Oh, è l'ultima, quindi mi raccomando. Mi raccomando. Allora. Non deluderci. Allora. Faccio proprio la domanda. Allora. Bella. Ne faccio una. Sì. Che poi possiamo anche implementare qui per metterla in atto. Quindi stai mettendo dei soldi sul piatto? Cioè, hai detto che dobbiamo farla qua? Vabbè, adesso vediamo. Ditemi se potrebbe essere una cosa carina. Allora, è il momento giusto per ricordare che qui sotto in descrizione c'è il link per i biglietti del teatro. Acquistateli e venite a vederci a teatro. L'hai fatto giusto in tempo perché tra poco forse non avresti più potuto avere la possibilità di parlare. La Madonna. Per 3 miliardi di euro. Bella cifra. Tanto. Vuol dire che ci stai tirando una cosa... Una petardata ci stai tirando. 3. Pistola sul tavolo. Sì. Apri... La fondina. No, la fondina, scusa, il caricatore. Il caricatore. Ci metti... 6 colpi. Quanti 6. Sono 6 colpi. Ci sono... Per quanti sono i colpi del caricatore ci sono la metà dei proiettili. 3. Basta dire. Ah no, magari c'è una pistola che c'è... No, 6, tutte 6 più o meno. Ci sono 6, ci sono 3 proiettili. Quindi 50... Cioè, tipo queste ne ha 6. Quindi tipo il 50% di possibilità. Sì. Giri. Sì. E te la punti alla destra. Sì. Però abbiamo motivazioni. Se spara non avrai quel denaro. Se non spara sei vivo con 3 miliardi. Lo faresti? La vostra domanda automaticamente implicherà il fatto che prenderemo un'app sul sito e faremo questo gioco. Okay. Ah, bello. E vediamo chi. Ok, come se fosse se l'avessimo fatto realmente. 3, 2, 1. Io il telefono veramente. E non ci do le altre. Mi sono appena rovinato la vita. Però c'è solo un'occasione per fare 3 miliardi ed è questa. Sì. Allora. Roulette russa, giusto? Roulette russa simulatore. Oddio. E veramente lo faresti? Sì. Dai. Porco giù. È l'unico modo per guadagnarli. Scusa. È impossibile guadagnare 3 miliardi. E che cazzo chi ce ne frega? Sono così essenziali per vivere per te? No, ma se mi va bene però... E se ti va male? Se mi va male... Sei un coglione. Non me ne accorgo neanche però. Sì, se ne accorgono i tuoi cari. Vabbè. Qui stai facendo un ragionamento di egoismo. Quello sì. Abbiamo appena programmato un piccolo... Abbiamo creato un'applicazione. Abbiamo cercato su Google un simulatore di un'ipotetica roulette russa. Quindi andando a selezionare su 6 colpi quanti proiettili al suo interno abbiamo messo 3. Ok, 50% come abbiamo detto prima. Quindi, ora... Tu che hai dato... Io che ho dato la scelta... Ma stai, tu non devi vedere. Ah, non devo neanche vedere? Dovete sparare da qua? No, ma devi schiacciare lui però. Sì.
Aspetta, dietro le ultime parole. Cosa diresti in casa? Sono contento di avervi conosciuto. Bello. Sono morto. Oh, mia, sarebbe andata male stavolta, eh. Beh, di te, ma sai quanto è il 50%? Il 50. Ma è altissimo. Lo so che è alto, ma è anche alto la possibilità di vincere. No, troppo. Cioè, mi avessi detto su sei pallottole, ce ne sono due, una carica, lo faccio. Grazie, una su sei. Però ti può andare male anche lì. Beh, lo farei su sei? Sì, prova vediamo. Su sei, vediamo. 3 miliardi in palio. Una su sei, la cioè, non ti becco mai la pallottola. Ma che cosa succede? Vai. Niente, salvo. Quanti 3 miliardi? Ah, io me la rischio 5 su 6. 5 su 6, se ti va bene, sono l'unico sfigato. Ma vai. 5, cosa schiacci 5? Che sei morto, 5 pallottole su 6. Quindi adesso tu sei da solo? Sì. E cosa faresti? Cosa faresti con i nostri 3 miliardi? 3 miliardi? Allora, vado via, vado in barca senza salutare mia mamma. Poi cos'è le altre cose che avevano detto? In più finisco l'anno, vado in guerra. E dopo. Con 3 cadaveri sulla coscienza. No, quello avevo già detto di no. Ah. Quindi, ragazzi, queste sono le nostre scelte. Ragazzi, grazie di cuore per aver visto questo video. Oh, siamo partiti blandi, poi sempre più estremi, devo dire. Complimenti a noi. Questo è il bello della diretta. Ovviamente, ragazzi, tutti questi argomenti che tocchiamo sono argomenti casuali che ci vengono in mente al momento. Sono ipotesi remote, estreme, nelle quali una persona è veramente difficile che si possa ritrovare nella vita. È impossibile. Dire. Non impossibile. Impossibile no, però il 99% non vi succederà mai una cosa del genere nella vostra vita. Potete fare così e far finta di essere arrabbiati verso la videocamera? Noi vi ringraziamo, vi salutiamo e ci vediamo prestissimo con altrettanti contenuti. Adios e hasta luego.